Telefonici a degli youtuber come Vale. Ora ti aspetterò un grandissimo prank da Yaya che ti ama Marta Lusino, levati proprio. Ok Yaya, basta. Ragazzine, non dovete prendere. No dai. Basta, prendi il telefono che è del boss siciliano. Poco ora lei adesso lo chiamerà e farà finta di aver dato il numero suo a tutte le sue amiche. Attaccato. E noi lo bombardiamo. Ciao Valerio, sono la sorella di Simone Bianchi. Valerio? Vale? No, adesso va richiamato, basta. Continua a dirgli le cose. Ciao Valerio? Valerio? Vale? Non ti sento? Dai! Dì, sono la sorella di Simone De Bianchi, Ilaria. Non dovrei niente di bombardo. Vabbè. No, adesso lo richiamiamo. Valerio, sono la sorella di Simone De Bianchi. Ti volevo dire che ho preso il numero di telefono tuo dalla rubrica di mio fratello e le mie amiche mi hanno costretto a darglielo. Cosa? Cioè, mi hanno costretto, non è che... Cioè, era non l'ho fatto apposta. Ma perché hai preso il coso di tuo fratello? Perché sei bello. No. Dai, che te devo dire? Grazie. Ma devo cambiare il numero. Ma... Scusa. Ma chi l'hai data? Quanto mi sei data? 100. Tutti quelli della scuola. Ma che stai... Ma perché l'hai fatto? Cioè, come ti hanno costretto? Che vuoi dire, scusa? Mi hanno detto che se non gli davo il tuo numero mi menavano. Cosa? No, non resisto. Qual è? No. Sono Simone. Era un prank, fratello, tranquillo. Classico, Ti sei cagato su. Aspetti, ti passo Simone. Ciao. Sparati. Sempre colpa mia, mo è diventata. E niente, mo fanno un po' di scherzi a un po' di youtuber. Mettiamo in copertina. Sì, vabbè, li metteremo in copertina. Metteremo anche il tuo numero in copertina, però, sei consapevole. Come ha recitato mia sorella? Beh, forse a parte 400 persone l'hanno posto. Babbo, dai, ci sentiamo e ci organizziamo. Ciao, ciao. Basta, leva. Oh, hai fatto i soldi, hai guadagnato i tuoi soldi. Allora, ragazzi, adesso chiameremo Sespo. Non vi anticipo niente. Ok, raga, allora Sespo per il momento non risponde, però lo chiameremo dopo. Lo chiameremo Ale Montesi. Ale. Ti sento male? Sono Simone De Bianchi. Sì, sì, no. Ah, ok, a posto. Senti un po', ma come stai? Tutto a posto, te? Tutto a posto, tutto a posto. Ma lo sai che l'altro giorno stavo su YouTube e stavo a girare un po' così le canzoni e ci sta una canzone che ha la base identica a quella di quella Oppo. No, non è possibile, sì. Ah, sì, te lo giuro, ti giro il link, è identica. Sì, però, non è possibile. L'abbiamo fatta insieme io con mio papito. Ma sei sicuro che lui magari quando non c'è stavi ha preso la base così risparmiava tempo? Oddio. Oh no, lui è un serio, cioè non le fa queste cose. Sei sicuro? Guarda che. Cioè se è così l'ammazzo, ma non è possibile. È la base identica, secondo me hai fatto veramente una cavolata, cioè. Ah sì, penso di no, basta che sto detto, se è così l'ammazzo. Ti giro il link. Veloce. Dai. Adesso gli mandiamo il link della canzone sua. Ok raga, abbiamo appena mandato il link, non si vedrà niente a monte. Adesso aspettiamo che ci richiama o lo richiamiamo noi tra due minuti. Aspetta, ma risposto con te. Ma ecco. Cosa c'è? Ale. Ma baffa ancora. Ti sei cagato sotto, frate. Era cos'era un cazzo. Vabbè, mo a breve vedrai il video, dai. Sì, siamo abbastanza. Bello Ale, grazie. Bello. Ciao ciao. Adesso mi blocca su WhatsApp. Ok raga, adesso stiamo andando a chiamare Ace. Ora io lo chiamerò e gli dirò basta parlare con Giorgia perché mi interessa tutte queste cose. Oh Peter. Senti un po', come stai? Sto a posto. Ma ultimamente mi ero un po' il culo. Perché? Perché boh, secondo me stai un po' esagerando.
cosa? Del fatto che penso che Giorgio te l'avrà detto che è da circa 2 settimane che ci stiamo sentendo e te continui a stare troppo attaccato. Serio? Sì. Non me l'ha detto? Come non te l'ha detto? Ma mi ha chiamato 2 giorni fa e mi ha detto che avevate parlato di questa cosa. Sono serio, non me l'ha mai detto. Oh Peter, non si prendiamo in giro, Ci sto attaccato? No. Cioè stai H24. Cioè se poi no. se poi ti piace anche a te quello non lo so, però prendi le distanze. Vabbè. Vedi che ti fa, perché la prossima volta mi incavolo, vengo là dove stai, ti visto di botte. Oh! Si è caduto sotto Peter! E è morto! Porello! No! Rispondi però. Non risponderà mai. Prossimo. Oh, comunque era uno scherzo. Ma infatti no, però ti sei cagato sotto. Poor Peter! Ti odia completamente. Poor Peter! Sergio, io te lo dico, sabato non vengo. No, perché ho appena preso il telefono di Simone e ho visto delle cose che mi hanno dato no fastidio di più. Ah, sei serio? Sì, perché cioè se che a me vai da Simone e gli mandi dei vocali dove parli male di me, a me queste cose non mi vanno bene. Non è quella che, cioè, ero incazzato in quel momento, cioè non è che... E che vuol dire? Che fai? Gli parli male di me? Ma stai scherzando? No, Sergio, io sabato non vengo, ma bah, mi avete rotto tutti. Aspetta, ma cioè, ti stai scherzando, spero. Beh, allora, perché dovrei scherzare? Cioè, non mi interessa non per prendere. Ti sto dicendo. Sabato non vengo più, perché dovrei venire con voi? Che c'è te che fai, rispondi male, cioè gli parli male di me a Simone. Io non ci vengo con persone così. Dipende dal momento, cioè se in un momento sono arrabbiato è normale, cioè parlerei male di qualsiasi persona. Che vuol dire? Vabbè, io sabato non vengo, ciao. Oddio, ragazzi! Lucidissimo! Adesso lo richiamo io, glielo faccio io, glielo continuo io. No, raga, è troppo incazzato, adesso mi sbrocca. È occupato. Sta chiamando Andre, sono sicuro che sta chiamando Andre. Oh, ma che cazzo è successo? C'è Simone che mi sta urlando contro da prima, adesso se n'è andato via dall'altra casa. Ma che cacchio avete combinato? Oh, richiamami immediatamente. Adesso sta ascoltando adesso gli audio, raga. Oh, ma che cacchio è successo, mo? Allora, me lo devi spiegare tu che è successo? Ti sto dicendo. Tu, no, non hai capito. Io stavo di là col boss, stavamo preparando la stanza per fare un prank. Arriva all'improvviso lo scemo e mi comincia a urlare contro. Ma che sta parlando, pace malitico? Oh! Perché non so come ha ascoltato gli audio che io ho mandato contro di lui quando ero incazzato. Simone! Non so, scusa, cioè, tu dai il telefono alle altre persone e fai ascoltare pure gli audio. Io non ho dato il telefono a nessuno, il mio telefono sta di qua, sta in carica. Non lo so, c'ha la password, lui la sa la password del mio telefono. Che ne so che va a vedere messaggi su WhatsApp. Vabbè, però dai, non è possibile. Cioè, bro, niente. Ma sabato io non vengo, eh. Ancora, il sabato dobbiamo registrare sta cosa, punto. Io non ci vengo perché Sergio parla male di me e le spalle. Ho capito, e che devo fare io? Ancora? Ma io non dici che ero incazzato, io dici no. Allora, però te lo meriti un pochetto. Un po' te lo meriti, pure te però te lo meriti un pochetto, eh. Un po' te lo meriti pure te, eh. Eh sì, pure te lo vedi che non te regoli mai e risponde male. Quando lo dico io le cose no. Ero arrabbiato in quel momento e ho mandato quegli altri. Senti, vi posso dire una cosa, mi avete stufato tutti quanti, non vengo manco io sabato. È colpa mia? E beh, colpa tua sì, che è mia. Perché io non posso inviare un audio a te in cui parlo male di qualcuno perché sono arrabbiato in quel momento? No. No, non posso. A quanto pare no. Beh, per Simone no, ma cioè non esiste che lui vada ad ascoltare gli audio, cioè comunque è una chat privata, quindi io dico il cazzo non mi pare su di lui, scusami. Ciao, faccio più. Bravo, sei stato bravo. Ma che sai che stavi già chiamando Andre, stavi in videochiamata con Andre, zitto. No, ma me lo sentivo, non capivo. No, comunque non è vero, non ho sentito nessun audio. No, comunque, cioè, all'inizio non ci credevo, però poi... Ti sei cagato sotto. No, all'inizio, cioè... Sentivo fino a qua la puzza, zitto. Dai, ciao. Ciao, Se. Non ha neanche capito che stavo registrando, forse. Ah, stai pure registrando. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. 2000 like, chiamo, faremo anche un prank a Edoardo Esposito, detto? Sì. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ciao.